questa giornata si colloca nel quadro di una serie di iniziative a livello molto più elevato, a livello di governo, che sono rivolte a ridare credibilità e forza a questo Paese. Stamattina lo spread era a 311, aveva aperto a 310. 311 è un buon livello e sta a indicare che probabilmente entro qualche settimana scenderemo al di sotto dei 200 punti base. Questa è anche la dimostrazione che il nostro Paese non poteva essere paragonato alla Grecia e nemmeno alla Spagna. L'Italia è un grande paese che vive purtroppo nel culto della illegalità, culto della legalità che nasce per prima cosa da una evasione fiscale imponente. Io credo che il Paese che fra il 2000 e il 2011 non è cresciuto. Dico che se sono 80 miliardi di euro l'evasione fiscale, supponendo una aliquota minimale del 20%, il PIL è sottostimato di 400 miliardi. È vero che il PIL è corretto secondo le formule di Eurostat proprio per tenere conto dell'evasione, del nero e così via dicendo, però le formule che fornisce Eurostat sono assolutamente insufficienti a rappresentare il fenomeno nel nostro Paese. Il nostro Paese non è paragonabile alla Grecia, come accennavo poco fa. L'Italia è il secondo Paese manifatturiero, ha un livello di esportazioni che nel 2011 è stato di oltre il 2% superiore rispetto all'anno precedente, e già nei primi mesi di quest'anno si annuncia anche un forte livello dell'aumento delle esportazioni. Questo sta a significare di una grande vitalità delle piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro Paese. E poi anche perché i fondamentali economici dell'Italia sono fondamentali che sfidano anche la Francia e la Germania. Perché sto dicendo queste cose? Perché queste cose sono importanti per inquadrare quello che è il tema oggi in discussione, quello dei controlli nella pubblica amministrazione. Quella che nel gergo delle società si chiama compliance. Compliance. La Fondazione ha steso un testo proprio come articolato, in cui sono esposte una serie di norme, di comportamento per garantire la trasparenza nella pubblica amministrazione, per evitare i fenomeni corruttivi, per evitare il mancato rispetto di leggi, di regolamenti, di procedure e codici di condotta. A maggior ragione io credo che bisognerebbe che si intervenisse per cercare di mettere delle regole precise e puntuali per evitare anche il fenomeno della corruzione.